aspetta canarro. Non male, dai. Ok. Allora, un prete siciliano viene trasferito a Milano. La prima domenica in cui celebra la messa dice: allora fratelli, oggi vi parlerò di Adamo ed Eva. Adamo, bravo picciotto, travagliatore, servo di Dio, siciliano era. Eva, buttana, tentatrice, milanese era. Anche tutti si lamentano, per cui il vescovo chiama il prete e gli raccomanda vivamente di non dare mai più interpretazione della Bibbia di quel genere, se non vuole essere trasferito. Il prete promette che non ripeterà più un errore del genere. La domenica successiva però dice: allora, cari confratelli, oggi vi parlerò di Abele e Caino. Abele, che ci faceva sacrifici a Dio, onesto, picciotto a modo, degno figlio di suo padre, siciliano era. Caino, traditore, figlio di sua madre, fraticida e merda, milanese era. Si ripetono le scene della domenica precedente, e stavolta il vescovo si presenta anche lui al prete e gli dice di avere intenzione di cacciarlo dalla città. Il prete garantisce, promette, finché il vescovo non si convince e gli consente l'ultima prova, a patto che non pronunci mai più le parole siciliano o milanese. La domenica successiva il prete dice: fratelli, oggi vi parlerò dell'ultima cena. E Cristo disse: picciuttelli belli, vagli a dire che in verità uno di voi mi tradirà. Scende lo sconcerto fra gli apostoli. San Pietro dice: signor Zubello, capi il caso su io. No, non sei tu, tu sei un bravo picciotto, devoto. San Giovanni: chi sognò allora, signor Zumeo? No, no, non sei manco tu, non ti preoccupare. Anche Giuda dice: quella, sarò minga mi.